Ciao ragazzi, oggi siamo tornati sul canale per parlare di sicurezza, perché uno dei punti fondamentali sull'acquisto o meno di un monopattino elettrico è proprio la sicurezza, cioè io il giorno se voglio utilizzare questo mezzo e devo fare più commissioni, quindi fermarmi in più punti, come faccio? Cioè dove lo lascio? Posso stare tranquillo? Rischio che me lo freghino? Oggi forse ho trovato la soluzione. Non è proprio economicissima, però secondo me se uno ha queste esigenze può far pendere l'ago della bilancia verso l'acquisto del monopattino. Quindi ora mi raccomando, iscrivetevi al canale, schiacciate la campanella e lasciate un like, che a noi ci fa molto comodo. Sigla! Eccoci nel garage, diciamo che la temperatura non è proprio delle migliori e andiamo a spacchettare il pacchetto che mamma Amazon ci ha mandato, ho acquistato e quindi lo sto aprendo. L'ho acquistato ovviamente per voi, non è vero, anche per me. Ecco qui. Le famose manette. E iniziamo ad aprire. Questo è il cartoncino dove all'interno ci sono, vabbè, delle istruzioni, ma penso. Italiano. Eccolo qui. Ci dice che nella scala di sicurezza è al punto 9 su 10, ci dice che il diametro è di 4 mm e la lunghezza totale è di circa mezzo metro. Ecco il cartoncino che vi dicevo, dove c'è la scala di sicurezza e dice che è di scala 9 e ti dice che è garantito a vita. E i diametri, le lunghezze. All'interno troviamo anche le chiavi. Praticamente per utilizzarlo, si gira la chiave e una volta che il pirulino sarà alzato, noi possiamo aprirlo. Ovviamente una volta agganciato al piantone del monopattino o a qualsiasi altro punto dove ce lo assicura, cioè nel senso non è che con semplicemente lo smontaggio di una ruota in 30 secondi ce lo possono rubare. Una volta assicurato in un punto ben fisso e saldo, riclicchiamo e a questo punto è chiuso. Oggi abbiamo da fare un po' di commissioni, ovviamente sempre in monopattino, quindi proviamo il nuovo lucchetto, vediamo come si comporta.
siamo riusciti a riportare a casa anche il monopattino, quindi una giornata super oggi. Cosa possiamo dire? Tiriamo un attimino le conclusioni. Il lucchetto va da Dio, soprattutto con il monopattino, ma si può usare tranquillamente anche su una bicicletta, perché comunque i punti fisici ce ne sono tanti anche lì. Lo possiamo agganciare un po' a tutto, pali, ringhiere, quello che riusciamo a trovare fondamentalmente. Quindi io promuovo e consiglio a tutti quanti. Chi è che ha intenzione di utilizzare il monopattino come lo utilizzo io, cioè in maniera proprio libera, questo è indispensabile. C'è un però, la sicurezza costa 74 euro. 74 euro in questo momento, ovviamente vi lascio il link in descrizione, andate pure a vedere, e se avete intenzione di utilizzare il vostro mezzo come lo utilizzo io, cioè tranquillamente e in maniera proprio spassionata, è indispensabile. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi invito a iscrivervi al canale, perché questo è il primo di, speriamo, tanti altri video, sempre nel mondo del monopattino, sempre nel mondo della sicurezza. Adesso avevo anche un'altra cosina in mente, vediamo se riesco a portarvela. Lasciate un like e commentate con domande se avete bisogno di sapere qualche cosa, anche perché loro sono veramente molto carine, ve le consiglio a tutti quanti. Quindi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti. Ain't time for the conquering. Ain't playing at your best, then you're working left. If you don't have all money, then I don't accept. If you don't have all money, then I don't.